L'esercizio fisico regolare è solo uno degli elementi che crea l'elisir di una lunga vita in salute. Ma la miscela magica della longevità ha bisogno anche di cibo e di bilanciamento dei suoi nutrienti. E allora siamo andati nella cucina dello chef stellato Peter Brunel. Ciao, per sperimentare l'incontro tra scienza e nutrizione. E perché no, anche il gusto. Tutto ciò per dimostrare che l'arte della restrizione calorica può convivere con il piacere di stare a tavola. Signore e signori, ecco un menù del perfetto centenario. Sto portando avanti il nostro aperitivino. Questo è il formaggio di soia con delle alghette. La... Il formaggio di soia è una fonte di proteine vegetali fantastica perché contiene tutti gli aminoacidi essenziali, ha calcio e altri fitocomposti importantissimi per la prevenzione dell'osteoporosi. Quindi formaggio di soia, alghe nori, ecco, in questo caso è essiccata, che poi si reidrata con che cosa? Grazie Luca. Con il miso, sì, qui che abbiamo... spieghiamo praticamente ecco. È la soia fermentata. Le fermentazioni sono di grandissimo interesse perché estrae alcuni aminoacidi e la fermentazione ne libera la disponibilità per il nostro organismo. Sì, in ogni caso, come puoi vedere, le porzioni sono mignone. Sì, noi dobbiamo e questo sposa la mia scienza, che è la restrizione calorica, il concetto che non bisogna mangiare questi piatti immensi. Si dice in Giappone harabuchimi, cioè mangia fino che sei pieno all'80%. Adesso passiamo invece al piatto principe. Qui andrei dai vicini, noi, i nostri cugini del Veneto, con una buona pasta e fagioli. Spieghiamo un attimino perché è importante usare le paste integrali, perché quando noi prendiamo le farine raffinate praticamente sono soltanto lo zucchero puro, invece il grano con la pasta integrale contiene vitamine, fitocomposti, antiossidanti, selenio, acido ferulico, che sono importantissime per la salute, che normalmente eliminiamo. È sempre bene combinare legumi e cereali integrali per avere tutti gli aminoacidi essenziali. L'unica cosa che manca nei prodotti di origine vegetale, completamente vegetali, è la vitamina B12. Quindi se una persona è un vegano puro, deve prendere un supplemento di vitamina B12, altrimenti va in carenza e ci sono anemia, neuropatia, un sacco di patologie gravi. Quindi attenzione! In una pasta ai fagioli ovviamente ci vanno i fagioli, sì. Accanto mettiamo una semplice patata. Allora, le patate sono un elemento che una volta si usava tantissimo, al giorno d'oggi che abbiamo una vita molto sedentaria deve essere misurato. La crema di fagioli, patate, andiamo a metterla all'interno del piatto. Andiamo ad aggiungere un po' di sugo di carne. Proseguiamo con del maialino reso croccante, oppure si può prendere semplicemente della pancetta. Allora, mani nei capelli? No, allora, i fondamentali sono fantastici, però nel tutti i giorni il maialino e la pancetta no, perché sono carni processate. Le carni processate sono ricche di nitriti che l'OMS e l'AIRC dicono praticamente che sostanze cancerogene di classe A, quindi non devono essere consumate regolarmente, una tanto va bene ma non tutti i giorni, e la carne anche non più di 300 grammi alla settimana. Perciò noi andremo a sgarrare una volta alla settimana. Adesso ci spostiamo e andiamo a vedere come si realizza la mia nizzarda. Qui abbiamo un piccolo carosello di germogli. Questo è un germoglio di pisello, questo del crescione d'acqua. Qui la parte del ciuffo del finocchio. Sì, perché noi cerchiamo di non buttare via nulla. E qui un mix di fiori eduli. C'è uno studio recente che ha dimostrato che la biodiversità di vegetali è quello più altamente correlata con la biodiversità del microbioma intestinale. Quindi mangiare tanti tipi diversi di verdure, di cereali integrali, legumi, quindi spaziare, significa dare da mangiare a tutti questi microbi che sono essenziali per la nostra salute, perché le fibre vengono processate da questi batteri e
alterano la funzione delle cellule immunitarie nell'intestino e riducono il rischio di malattie allergiche, infiammatorie e autoimmunitarie. Dai, facci vedere questa nizzarda. Allora. Eccoci, allora, noi prendiamo della lattughina, due foglioline. Sì. Ecco, all'interno di queste foglie andiamo ad aggiungere due maionesi vegetali, qui barbabietola e di qua invece abbiamo del levistico, che è il sedano di montagna. Qui abbiamo dei pomodorini, qui aggiungiamo la nostra taccola. Adesso inseriamo un qualcosa di molto particolare. Questa è della polvere d'olio extravergine di oliva. Qui utilizziamo della farina di tapioca alla quale noi aggiungiamo delle gocce d'olio. Quando tu lo metti in bocca sentirai in purezza il gusto dell'olio. Esalta l'olio. Sì.